È morto a una settimana esatta dalla valanga sulla costa ovest norvegese, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tromsø, il giovane sci-alpinista vicentino Pietro De Bernardini. Il decesso del 25enne di Isola Vicentina, che viveva da qualche tempo in Olanda, sarebbe avvenuto stanotte. Si tratta della seconda vittima italiana e purtroppo vicentina in seguito alla colata di neve e detriti scesa a valle venerdì 31 marzo nel distretto di Lingen. Matteo Cazzola, 35 anni, di Vicenza, era stato travolto da una massa critica che lo aveva praticamente ucciso sul colpo. Pietro invece era stato individuato e recuperato dalle forze di soccorso locali e trasportato in motoslitta all'ospedale più vicino, in condizioni di salute definite come gravi sin dal primo bollettino medico. Con lui Andrea Basso, la guida alpina che coordinava il gruppo di 8 vicentini in vacanza in Scandinavia, che si è procurato invece ferite ad una gamba. Da domenica scorsa Pietro, la cui notizia della morte si sta diffondendo a Isola stamattina, era stato raggiunto da un familiare che lo assisteva insieme ai medici specialisti di rianimazione. Sin dal suo ricovero il giovane veneto era stato portato al coma farmacologico indotto e aveva subito nei giorni scorsi un intervento chirurgico.